Ben ritrovati ad una nuova puntata di Oltre Po. Oggi partiamo da Voghera per raccontarvi di una curiosità letteraria, una traduzione dell'uomo che piantava gli alberi di Jean Genet in dialetto. A cimentarsi con quest'opera è stato lo scrittore Angelo Vicini, non nuovo a dire il vero a questo tipo di imprese, visto che aveva già tradotto in vogherese Il Piccolo Principe, un racconto che parla di ambiente, territorio, tradizioni linguistiche, ma anche di amicizia. Per la serie Oltre Padani nel mondo poi ci spostiamo a Broni per conoscere Lorenzo Pedrazzi, uno dei costruttori di organi più richiesti d'Italia. I suoi strumenti suonano in tutti gli angoli del mondo, dal Giappone al Paraguay. Per finire vi raccontiamo un'altra storia di musica, quella della polifonica Gavina di Voghera, che da alcune settimane ha un nuovo maestro che abbiamo incontrato. Buona visione. Dopo aver tradotto in dialetto vogherese Il Piccolo Principe, lo scrittore Angelo Vicini torna a omaggiare la lingua del suo oltrepò con la traduzione dell'Uomo che piantava gli alberi di Jean Genet, una storia arricchita in questo volumetto per i tipi di Ticino Meditore, dai delicati disegni di Guido Conti, che racconta di un pastore che grazie al suo impegno e alla sua dedizione riesce a riforestare una vallata arida ai piedi delle Alpi francesi. L'idea di tradurre il racconto di uno dei suoi autori preferiti gli frullava in testa da qualche tempo ed è diventata realtà quando Angelo ha scoperto che anche in Val di Nizza qualcuno tanti anni fa aveva fatto la stessa cosa del protagonista, ricoprendo di alberi intere colline. Perché hai deciso di tradurre in dialetto vogherese L'Uomo che piantava gli alberi? Ma innanzitutto perché a Voghera 51 anni fa ormai, l'anniversario del 50° è stato nel 2022, è stato istituito attraverso il Rotary Club di Manosque e quello vogherese il premio Jean Genet, un prestigioso premio culturale che riguarda proprio questo autore francese di origine italiana. Io avevo letto qualcuno dei suoi libri, partecipavo alla cerimonia, eccetera. E poi nel 99 ho voluto rendere a Manosque omaggio con, insieme agli amici francesi con i quali sono in ottimi rapporti, un omaggio alla sua tomba. E in quell'occasione ho conosciuto la figlia Sylvie, la figlia di Jean Genet. Un incontro fortuito, mi raccontavi. Sì, è vero, un incontro proprio casuale, che le cose belle a volte capitano a momenti meno opportuni da un punto di vista, ma è molto opportuno da un altro punto di vista. C'è anche un altro fatto che ti ha portato appunto a decidere di tradurre questo libro in dialetto vogherese, che è legato all'Oltrepò. Qualche anno prima di recarmi a Manosque stavo registrando il dialetto della nostra zona. Mi avevano raccontato che alcune pinete, tra le quali una di Pizzocorno, non erano autoctone. Erano in Val di Nizza. In Val di Nizza, esatto. Erano state trapiantate. Allora, attraverso la Piera Selvatico, ho chiesto se conosceva qualcuno di Pizzocorno. E così è stato. Ho conosciuto un giovanotto di 95 anni allora, Luigi Dez, che mi ha raccontato che lui da bambino, forse non aveva neanche 10 anni, aveva partecipato a questo rimbomboschio, al fatto che avevano piantato un bosco loro. E mi ha raccontato che quelli più grandi di lui aiutava, e quindi ho la prova registrata quindi che effettivamente molti boschi in Oltrepò, compreso quello di Pizzocorno, sono stati piantati da dei ragazzi. Difatti Jean Genet è stato il primo ecologista della storia, pacifista ecologista e grande amico della natura. Ancora adesso lui è un esempio per tutti. Spendo due parole adesso per ricordare la prima traduzione del Piccolo Principe, che poi è stata scelta all'Università di Losanna e mi è stata presentata da un illustre vogherese, che però naturalmente vive a Pavia, la professoressa Silvana Boruti, che ha tenuto una splendida relazione all'Università, in cui erano contemplate tutte le traduzioni dialettali del Piccolo Principe. Perché bisogna ricordare che è il secondo libro più tradotto al mondo, pare, come si dicono le statistiche, il primo sia la Bibbia. E di questo mi ha fatto molto piacere, perché la professoressa Boruti è andata a fondo di queste cose e quindi sono state valorizzate in un'università, in un convegno
E quindi questo, insomma, per me è motivo d'orgoglio, ma soprattutto perché il dialetto vogherese attraverso Borutti ha avuto, insomma, un'investitura accademica, ecco. Per poter vedere capito bene i qualità e il carattere di un uomo, bisogna avere la fortuna di stare garante e vedere quel che fa in tanti anni della sua esistenza. Se quel che fa o lo fa non ma per lui e quel che pensa o lo indirizza su per un sintè fatto generosità verso altri, se per lui sempre la mai cerca niente, ma quel che la lascia e quel che la passa la lascia in quei cose che si vede ancora adesso, allora come davanti senza paura di sbagliare una persona che si potrà mai e più mai smentire. Dall'Italia al Giappone fino ai Caraibi e al Sud America, dove qualche anno fa ne creò uno gigantesco per la cattedrale di Asunción in Paraguay. Lorenzo Pedrazzi, Pedro per gli amici, costruisce e restaura organi da quando è un ragazzo, con la stessa passione trasmessagli dal papà Pier Bartolomeo. Decine le chiese in Italia e all'estero dove suonano le sue creazioni, completamente costruite a Broni, ad eccezione di alcune componenti elettroniche e delle canne in metallo che arrivano da una fonderia di Crema, molte di più quelle in cui Lorenzo è andato per rimettere a punto strumenti più o meno antichi. Dopo aver provato a fare studi tecnici di giurisprudenza con cose, procedure, diritti vari, ho capito che non era il mio percorso e mi sono dedicato completamente agli organi, che erano comunque un'attività di famiglia, perché già mio padre aveva intrapreso questa attività. In tenera età andavo e tenevo schiacciati i tasti dell'organo intanto che lui accordava. E adesso faccio io la stessa cosa con qualche vittima di turno che viene sottoposta a questo tedio, diciamo così, perché è una cosa molto noiosa per chi sta lì a schiacciare il tasto, il tempo non passa mai. Infatti io leggevo, facevo tante altre cose. Questa attività quindi è iniziata da giovanissimo, sembrerebbe oggi nel tempo della digitale, insomma, un qualcosa di fuori dal tempo. In realtà di lavoro ce n'è tanto e ti porta in giro per il mondo. Sì, io ho iniziato da giovanissimo, poi appunto sono diventato titolare della ditta nel 1993 e da allora praticamente mi sono dedicato pienamente all'organaria. Produco io tutti i pezzi di cui ho bisogno per costruire un organo. Ecco, diciamo che l'unica cosa che non faccio sono le canne di metallo, quelle grosse le faccio fare da una ditta specializzata. Per il resto, materiale di legno, meccanica, dove possibile la pneumatica, facciamo tutto noi. Non dico dalla vite, ma cerchiamo di costruire tutto quello che ci serve. Quando nasce l'organo? Come lo intendiamo e come lo costruisci tu oggi? Beh, come lo intendiamo, diciamo, è nato ai tempi dei Greci con l'organo idraulico. Era un piccolo strumentino che veniva azionato tramite un movimento ad acqua. L'acqua compressa produceva aria che faceva suonare le canne, ma erano piccolissimi strumenti. Diciamo che a partire dal Rinascimento, se vogliamo, abbiamo degli strumenti già più completi, veri e propri organi con più registri. Al momento il luogo più remoto dove ho portato un nostro organo è stato la cattedrale di Asunción, capitale del Paraguay, che abbiamo costruito a fine 2017, l'inaugurazione è stata fatta nel febbraio del 2018, quindi è stata un'avventura anche portare un bestione di questo tipo, perché insomma non è esattamente un'armonica a bocca.
No, ecco, infatti noi abbiamo fatto altri lavori anche nei, specialmente nella zona dei Caraibi, in Repubblica Dominicana, e abbiamo scoperto le difficoltà del trasporto del materiale. Una vera avventura, perché l'organo è stato preparato, imballato e caricato su questo container appunto di 40 piedi e portato al porto di Genova, poi imbarcato su una nave cargo che ha fatto circumnavigato un pezzo di Africa per poi attraversare l'oceano. Insomma, ci ha messo quasi un mese per arrivare in Uruguay. Dopo, dall'Uruguay, un altro tempo di circa 15 giorni sul fiume per arrivare a destinazione in Paraguay. E io mi ricorderò sempre il giorno che sono arrivato in aereo in capitale ad Asunción, sperando di avere qualche giorno di, come dire, di acclimatamento. La stessa mattina che sono arrivato è arrivato anche l'organo, e quindi subito mi sono dovuto tuffare nelle operazioni di scarico e smontaggio e catalogazione dei pezzi prima del montaggio. La Polifonica Gavina ha salutato il suo nuovo direttore, il maestro Marco Simoncini, che tuttavia una conoscenza tutta nuova per la Corale di Voghera non è, visto che ne fu alla guida in passato fra il 1989 e il 1993. Lo abbiamo incontrato. Allora, tanto tempo fa effettivamente io avevo già diretto la Gavina, dall'89 al 93. Poi le vicende della vita mi hanno portato un po' troppo distante per continuare con quell'avventura, e quindi ho lasciato la Gavina per seguire altri impegni professionali. E ho sempre mantenuto un contatto con Voghera, che è una città che mi piace perché è piccola e c'è tutto, sono uso dire, quindi è uno snodo importante anche per i viaggi. E ho diretto anche per 8 anni il coro ANA Italo Timallo, sempre di Voghera. Anche quella esperienza a un certo punto, per vari motivi, si è conclusa. E recentemente, molto recentemente, sono stato richiamato a dirigere la Gavina dopo 30 anni esatti, perché ho finito nel 93, e sono molto contento perché ho ritrovato tanti amici, ho trovato una società solida che ha festeggiato da non moltissimo i 100 anni. Ho trovato persone desiderose di lavorare insieme per ottenere un risultato il migliore possibile, dato naturalmente le premesse di partenza. E si lavora bene. Poi la lirica, l'opera lirica, la tanto bistrattata opera lirica, specie un po' dai miei colleghi, da alcuni miei colleghi musicisti, è tutt'altro che semplice, perché c'è un po' la vulgata che l'opera lirica sia fatta di melodie orecchiabili, cose semplici, anche a volte un po' volgari, ma in realtà se si sa leggere la musica e si conosce anche il teatro, si vede come l'opera lirica sia a volte molto raffinata, al livello di raffinatezza di Mozart e di Bach, per nominare due mostri sacri. Quindi sono molto felice di questa opportunità e farò del mio meglio per lavorare al meglio delle mie capacità.